Subito i sestetti in campo, piazza il tecnico di Belluno, schiera in cabina di regia Susciolo, posto Effei, due schiacciatori ricevitori sono Ogurkak e Orstink, Coute e De Togni sono i due centrali, libero naturalmente Farina, formazione quasi tipo, anzi ci sono sicuramente delle novità per quanto riguarda Cuneo, infatti Gerbic guida la squadra in regia e questa non è una novità ma lo è nell'opposto che Caceres, non Vissotto, rientrato appunto dalla lunga trasferta giapponese con la nazionale brasiliana, i due schiacciatori ricevitori sono Erwin Ngapé e Capitan Weismans, quindi non cambia nulla per quanto riguarda la diagonale degli schiacciatori titolari, il libero e no, novità al centro dove ci sono Fortunato e Rossi e non Mastrangelo, quindi almeno in questa fase iniziale Gulinelli ha deciso di risparmiare gli atleti che hanno partecipato alla lunga e faticosa World Cup, quindi Vissotto e Mastrangelo. Intanto si comincia con un muro subito da Caceres nella prima azione dell'incontro, dunque 1-0 Belluno. Primo set naturalmente al servizio per la Sisley. Coute, buona battuta, buona anche la ricezione di Weismans, poi è vincente l'attacco di Erwin Ngapé, primo punto per Cuneo. Ancora Baranovic, ancora un buon servizio e ci arriva Farina, poi mette la palla nell'altra parte del campo di Cuneo che può contrattaccare. Rossi non chiude il primo tempo, Nicola Gerbic ancora per Rossi e c'è gloria anche per il giovane centrale della Brevanca Lannutti Cuneo, e lui a mettere la firma conclusiva su questo primo set. 25-12, un monologo della Brevanca Lannutti Cuneo in questo primo set. Importante break di vantaggio, la formazione di piazza al servizio proprio con Susciò, ricezione di Weismann, Skerbic apre il gioco per Caceres, c'è il muro vincente per Ogurkak, addirittura incrementa il vantaggio Belluno, 13-7. Stiamo vedendo anche un Ogurkak un po' più convinto rispetto al primo parziale. Muro subito da Caceres, Susciò ancora al servizio, sempre su Weismans, Gerbic per il primo tempo di Rossi che non chiude, la copertura di Farina, poi Fei, pallonetto vincente per Fei. Cuneo è completamente in bambola in questo momento, box Fei, 24-19, palla 7 per Belluno, servizio di Ogurkak, Weismans, Gerbic a una mano per Rossi e prima palla 7 annullata dalla Brevanca Lannutti, 24-20, ma ce ne sono altre 4 per gli ospiti. Patriarca, eccola qui, arriva subito la palla che chiude il set, molto molto male Cuneo, 25-20, un set pari qui al Palla Brevanca tra Cuneo e Sisley Belluno, ancora più 2 per la Brevanca Lannutti. Segniamo l'errore in attacco di Fega, è già il terzo a dire la verità, ma a fronte di una valanga di punti messi a segno in attacco. Buona battuta di Ngapé, poi ancora Rossi a muro, preziosissimo, e poi Caceres che non chiude, Ogurkak in difesa, contrattacco Sisley con Ostic, anche lui contro il muro di Cuneo, poi sbaglia completamente il palleggio Gerbic, la palla di Caceres. Anche con la battuta il dominicano riesce a disimpegnarsi bene, direi di sì, però Ogurkak è pronto con la risposta, con la ricezione. In effetti Weismans, avete visto, pollice alto verso Gnani e in effetti per una questione di centimetri il capitano comunque ha commesso invasione, si è mossa infatti la rete qui davanti alla nostra postazione. Si va avanti così, sempre con questo vantaggio però davvero esiguo per Cuneo. E no, ricezione sui 3 metri sul servizio di Ostic, Weismans con la mano sinistra attacca il capitano, ci arriva però Ostic, non può attaccare Fei naturalmente, altra occasione per Cuneo, Gerbic apre il gioco per Caceres, super Nicola, ancora Erwin Ngapé al servizio, alla corta Susciò, apertura per Antonov, non passa. Non passa la palla di Antonov, è stato murato da Weismans. Dalla nostra postazione con il secondo arbitro perennemente davanti a noi è un po' complicato vedere queste sfumature, comunque la sostanza è il set point Cuneo, 24-17, alla corta di Ngapé che si ferma sul nastro e allora sfuma il primo set ball
per Cuneo. Ora la seconda palla set sul servizio di Antonov. 24-18. Weismans, Gerbic per Cáceres, che chiude lo scambio e soprattutto chiude. 23-17. E allora Cuneo è a due punti dal match. Ervin Ngapé al servizio. Antonov, Sushou, palla per Fei, la grande difesa di Gerbic, poi palla per Cáceres che gioca sul muro di Belluno, palleggia ancora di Hennault, ancora per Cáceres, palla in campo per José Miguel Cáceres, match point Breban Carannuti. Cáceres che è il miglior realizzatore del match con 15 punti. Vediamo, Ngapé cercherà l'ace per chiudere in bellezza. No, palla corta, quasi ace. Ostic comunque ci arriva, non chiude Fei. Attenzione al contrattacco per Cuneo con Cáceres. Questa volta trova il muro di Kout e Antonov. E allora annullata la palla match. Dalla Sisley Belluno che ora va al servizio con Fei. Sbaglia Fei, finisce qui. 25-18 il risultato del quarto set. La Breban Carannuti Cuneo vince il match con la Sisley Belluno in questa ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie 1 che riparte dopo la World.